Buongiorno a tutti e vorrei esporvi con questo breve video le funzionalità del programma web Tripline. Tripline è un'applicazione web gratuita che permette di creare dei veri e propri itinerari geografici che permettono agli utenti di appunto esporre delle proprie esperienze di viaggio andando a convogliare all'interno di queste mappe geografiche che si possono creare tramite il sito e delle varie informazioni relative alle varie tappe di questi viaggi. Tripline è un'applicazione che può essere utilizzata anche su dispositivi mobili, iOS e Android, e oltre ad essere gratuita, permette di utilizzare delle mappe geografiche create da altri utenti anche senza creare un proprio profilo. E tuttavia, per creare dei propri itinerari di viaggio, bisogna autenticarsi. Per autenticarsi ci si può autenticare con vari social, tra i quali Twitter, Instagram o Facebook, oppure con un proprio account Google, oppure ancora creando un proprio profilo Tripline. In questo caso io ho creato il mio profilo Tripline e come vedete l'interfaccia del sito è particolarmente semplice. E ci sono da rilevare degli aspetti principali. Allora, la funzionalità principale di questo programma intanto è quella di creare delle mappe. Quindi, come potete vedere, si può creare da subito una nuova mappa. Inoltre, all'interno di un proprio profilo vengono raccolte tutte le mappe create da un determinato utente. E sempre nel sito si possono consultare anche mappe create da vari utenti. Con il tasto search, infatti, digitando il nome di una particolare destinazione, si possono andare a visualizzare tutte le mappe e tutti gli itinerari di viaggio che sono stati creati da altri utenti relativi ad una determinata destinazione. Andiamo quindi a creare una nostra mappa geografica. Clicchiamo appunto su New Map. Come vedete, la creazione di una mappa geografica è particolarmente semplice, basta inserire un titolo. In questo caso io inserirò come titolo il viaggio di Alex, ad esempio, e metterò come destinazione Santorini, in quanto Santorini è stata una meta che ho visitato recentemente. In questo caso si può partire con l'itinerario dalla propria home location, quindi dal posto dove ci si trova nel preciso istante in cui ci si collega al sito. In questo caso andiamo a creare la nostra mappa. Come vedete, Triplane crea in automatico, dà la possibilità di creare in automatico una propria mappa, partendo in questo caso dal punto di partenza iniziale, da dove ci troviamo. Io sono di Pordenone, quindi sulla mappa, come vedete, appare l'icona Pordenone. In questo caso, per aggiungere altre destinazioni, bisogna cliccare il tasto Edit Map e aggiungere appunto altri luoghi geografici. Aggiungiamo in questo caso Venezia, che è la località dalla quale io sono partito per recarmi a Santorini. E come vedete, direttamente sulla mappa viene fuori l'itinerario da Pordenone a Venezia. Aggiungiamo quindi Santorini. Come vedete, adesso sulla mappa appare appunto anche Santorini. È possibile intanto zoomare o diminuire il livello di zoom direttamente sulla mappa per vedere al meglio l'itinerario. Altre opzioni che è possibile effettuare sono per esempio quella di aggiungere per ogni tappa del proprio itinerario dei commenti, come potete vedere, oppure anche delle fotografie. Questa è una delle funzionalità principali di questo programma, in quanto per ogni tappa di una determinata destinazione si possono fornire delle importanti informazioni utili agli utenti che decidono di intraprendere un eventuale viaggio. Come detto già prima, è possibile consultare mappe geografiche e itinerari di viaggio creati anche da altri utenti. Digitiamo ad esempio sempre Venezia nel tasto ricerca e come potete vedere per Venezia ci appaiono diversi itinerari che sono stati creati da altri utenti. Spero di esservi stato utile, grazie per l'attenzione.